Non so perché si vede questo. Io vedo una riga nera in fondo al video, ma boh, speriamo che voi non lo vediate. Ok. Allora, vi avevo scritto nel video di oggi che volevo fare un colore personalizzato con le tempere, quindi eccoci qua. Vediamo, è un colore che voglio usare per fare pratica con la punta tronca. E ne approfitto così, non lo so, vi faccio vedere come faccio io. Allora, io ho deciso di fare un arancione, quindi semplicemente mischierò giallo e il rosso della Schmincke. Il giallo è un giallo che è una gouache che avevo in casa da millant'anni, non lo so, però funziona ancora, quindi lo uso. Ma oltre a questi, per la pratica io uso delle tempere, cioè la Schmincke non la uso moltissimo, la uso solo quando faccio dei lavori, insomma, un pochino più belli. E se no uso delle tempere normalissime che secondo me, non lo so, vanno più che bene. E poi ho l'acqua distillata in due contenitori. Aspettate, vi faccio vedere che cosa uso. Allora, uno è proprio con un tappuccio che si gira, aspettate, si ruota e si apre il passaggio, quindi poi lo dispensate proprio goccia a goccia. E l'altro è un adattamento di un contenitore da cucina che costa, boh, penso 50 centesimi, un euro, una cosa ridicola. E trovo che quando devo aggiungere un pochino più di acqua distillata è comunque comodo da tenere e va bene. E l'altra cosa ovviamente è la gomma arabica liquida della Winsor & Newton, ma è un boccetto, se non ricordo male, costa intorno agli 8,50 euro, 9 euro, è proprio liquida, vedete? Ed è il media che poi tiene insieme tutta la tempera. Si aggiunge la gomma arabica perché è un addensante e un aggrappante. In pratica evita che il vostro colore, una volta asciutto, non si sgretoli e non vada via, non si polverizzi, quindi non si tolga dalla carta o dal supporto che state usando. Altrimenti, se non lo usate, succederà quasi sicuramente che quando si asciuga completamente la parte di colore che non è stata assorbita dalla carta e quindi che ha penetrato le fibre della carta, quella che rimane in superficie, che si è appoggiata, diventa polvere semplicemente. Ok, allora cominciamo l'esperimento, vediamo che cosa esce. La diluizione, tra l'altro, non esiste una. Scusate il gatto, non so se si sente. Non esiste una dose prestabilita, almeno io non ho trovato mai in nessun libro, nessuna indicazione che dicesse le dosi da usare per le tempere, quindi si va molto a occhio, a sensazione, insomma, bisogna imparare, bisogna fare dei tentativi, sbagliare e trovare le dosi giuste, il modo giusto. Allora, ok, io ho messo un pochino di colore, non tantissimo, dentro il mio contenitore di vetro. Adesso prima diluisco questo e poi mano a mano aggiungo. Ups. Aggiungo il rosso. Per fare questi mix io uso dei pennelli vecchi, proprio quelli da 2 soldi, perché
perché ovviamente si rovinano, insomma, non c'è bisogno di usare dei pennelli di buona qualità. Quindi adesso, prima che io uccida il gatto, cerchiamo di fare questa cosa. Aspettate che sto ovviamente usando la mano sbagliata. E la cosa fichissima di questo inchiostro, che non ha un inchiostro ovviamente, delle tempere, è che veramente si possono fare tutti i colori, mentre l'inchiostro calligrafico ovviamente lo trovate, cioè mischiare diversi inchiostri calligrafici per poi ottenere altri colori è un po' rischioso, nel senso che ogni marca ha una composizione chimica diversa, quindi se vado a mischiare due brand diversi, rischio di avere veramente delle brutte sorprese, insomma. Allora, adesso aggiungiamo appena appena un pochino di... Ah, un'altra cosa che non vi ho detto è che oltre il pennello, che ovviamente mi serve all'inizio perché ho bisogno che le setole spargano bene tutto il pigmento e si amalgamino con l'acqua. Quando l'ho fatto, poi lo uso per un X di tempo, poi lo metto in un cassettino qui vicino dove lavoro, lo chiudo. Quando lo vado a riprendere, ovviamente il pigmento si è appoggiato al fondo del boccetto. Quando ne faccio un po' di più, la cosa è più evidente, ovviamente. Anzi, aspettate, dovrei avere un blu che ho fatto la settimana scorsa dove si vede proprio tanto bene. Eccolo qua. Aspettate che cerco di farvi vedere il boccetto. Ups, qui la cosa. Qui si vede proprio tanto bene, no? Che il colore si è appoggiato sotto e sopra c'è la parte di acqua distillata e gomma arabica. E quindi uso queste palettine di plastica, che sono quelle da aperitivo praticamente, che si comprano nelle confezioni. Eccole qua. Sono boh, una ventina penso, che durano in eterno a meno che non le rompiate e che io trovo comodissime perché non lascio, a differenza del pennello che trattiene ovviamente il colore, ma tanto il pennello ce lo devo intingere comunque perché poi il colore lo trasferisco dal boccetto al pennino, lo trasferisco col pennello, però non ho bisogno di usare il pennello e non so colorarlo fino qua o cose del genere. Quindi questo quando il colore è pronto lo uso e poi lo lascio scolare completamente e non perdo tantissimo colore, ecco, solo per quel motivo. Ora torniamo. Aggiungo appena appena un po' di rosso, vediamo se... E vediamo quando raggiungiamo il colore che voglio io. Questo dovrebbe essere già... Questo rosso della Schmincke è una bellezza. E veramente sono le tempere più belle per la calligrafia. Costano, però davvero sono fenomenali. Sono super fini, morbide, proprio bello da morire. Poi esistono anche di tanti colori. Se le cercate e avete voglia di prenderle, Calligraphy Store le ha messe in stock e le trovate sul loro sito calligraphystore.it. Loro sono super veloci a spedire, quindi fate l'ordine tipo lunedì e mercoledì avete già il pacchetto a casa. E
Aggiungo appena appena un pochino ancora, voglio farvi vedere. Si è scurito pochissimo, però non voglio, non sto cercando un arancione troppo scuro. E siccome questo rosso è super pigmentato, devo andarci anche piano con l'aggiunta, nel senso che dopo faccio un flop terrificante. Vabbè. Cerco di spicciarmi così arriviamo all'aggiunta. Nel caso, quando mi sbaglio e aggiungo troppa acqua, perché succede anche questo, lascio il boccetto aperto per un giorno più o meno. Comunque lo controllo, insomma, mentre passa il tempo. E questa cosa, ups, e questa cosa fa evaporare l'acqua in eccesso, anche se la faccio asciugare troppo, comunque so che poi aggiungendo qualche goccia d'acqua la reidrato, quindi posso sempre riportarla alla consistenza che mi serve. Ovvio che magari se vi serve subito e dovete usarla immediatamente, questa cosa non la potete fare, quindi dovete per forza aggiungere qualcosa che la faccia addensare, insomma, in modo da perdere la parte acquosa della cosa, della mistura che avete fatto. Allora, apriamo la gomma radica che ha il tappo, quello con la sicurezza, è veramente, veramente contro ogni sicurezza perché è durissimo da aprire. E poi aggiungo, io vado molto a occhio, conosco persone che usano proprio il contagocce, non so se si vede la bolla dentro. Io invece vado veramente molto a occhio, insomma, le prime volte ho fatto un disastro, poi mano a mano mi sono impratichita e ho capito quanto ne devo usare in rapporto alla quantità di tempera che ho dentro il mio contenitore. Ok, direi che ci siamo. Vorrei riuscire a farvi vedere la consistenza di questa cosa, solo che è veramente un po' difficile. È tipo latte intero? Sì, una cosa molto simile come consistenza. Non è completamente liquido, si capisce quando lo spostate, vedete che state spostando qualcosa di minimamente solido, però abbastanza fluido da scorrere sul pennino. Adesso facciamo comunque, ovviamente il pennino è la prova del 9, vediamo se riesco. Ok. Allora, io volevo usare questa tempera per fare un po' di pratica con la punta tronca, quindi vediamo se va bene. Va bene.
Adesso vi faccio vedere da vicino l'effetto. Aspettate, cerco di non fare danni. Ok. Vediamo se riesco. Ok. Vedete com'è bella la tempera? È proprio tutta un'altra cosa sulla carta. Non lo so, dà molto più gusto, provateci. So che sembra un gioco, ma non lo è. È veramente tanto, tanto bella. E poi il fatto che si riesca a fare il colore personalizzato, io lo trovo proprio fantastico. Vi faccio vedere, vabbè, a parte questo blu che avevo fatto, che vi ho già fatto vedere. Avevo fatto anche questi contenitori. Avevo fatto anche un grigio e ne avevo fatto molto di più di quello che serviva, quindi me lo sono tenuto. Uso anche questi contenitori che però sono dopo un po' diventano, li devo buttare. E si trovano nei negozi di arte. Io li trovo, vi faccio vedere, ecco, li trovo così. Poi li taglio a due a due oppure singoli come mi serve, come sono più comoda. Anche questi costano una sciocchezza, non mi ricordo neanche più. Esistono anche più piccolini e li ho, eccoli qua. Esistono anche più piccolini, vi faccio vedere. Vedete? Questa è la proporzione rispetto all'altro, però ci sta davvero boh, il colore per una sola sessione di pratica forse neanche. Sono proprio magari per i viaggi, per se uno non si vuole portare grandi cose o sa che non deve usarne tantissimo, allora anche quelli vanno bene. E credo di avervi detto tutto, sono contenta che l'esperimento sia andato la prima volta, così non ho fatto figuracce. E niente, grazie per la compagnia, un saluto, ciao.